Benvenuti amici in questo nuovo video, carburatore AutoChock System, problemi al carburatore, mancata manutenzione, andiamo a vedere la riparazione completa. Video, vedremo anche cinghialama e alcune altre cosette. Con questa Easy mi sono già portato avanti, già tolto la candela, sto per smontare il carburatore e sto per togliere il serbatoio. Questo monta un AutoChock System di ultima generazione, quindi con la pastiglia a bordo del cilindro del blocco motore, quindi poi la vedremo. Questo ha un problema di oscillazione, quindi non ha un regime stabile e cercheremo di ripararlo. Quindi toglieremo le due viti, esattamente questo, verrà via il cassoncino, verrà via il carburatore, toglieremo il serbatoio e vedremo il filtro carburante come e dove è alloggiato. Dato che il carburatore è da pulire, conviene pulire anche il serbatoio, quindi staccherò il serbatoio. Si alza, una volta tolto l'avviamento, si alza esattamente qui. Qui abbiamo il tubo e qua dentro è alloggiato anche il filtro carburante. Per togliere il serbatoio conviene scaricare il serbatoio. Come fare se è pieno? Qui me l'hanno portato che è completamente pieno il serbatoio, ha un peso veramente. Se vado a staccare il tubo mi allago tutto. Quindi stacchiamo il cavo. Ok. Così potete vedere, sono libero e posso scaricare il serbatoio. È veramente pieno. Spingiamo da sotto il tubo. Eccolo qua. E serbatoio staccato. Poi questo serbatoio lo soffieremo. Qui c'è il suo filtro, senza romperlo lo stacchiamo. Anche questo va soffiato. Come va rimontato? Assolutamente non inserite prima questo, ma va prima inserito qui. La cartuccia va inserita nel serbatoio, va messo del grasso e va inserito il tubo, così non c'è il rischio di spezzarlo, di romperlo. Scolleghiamo il tutto. Non sono viti normali, ma sono viti speciali, quindi attenzione a non perderle, vedete come sono fatte. Guarnizione. Tubo sfiato fumi. Una volta aperto possiamo vedere che il carburatore aveva una perdita di carburante, infatti è arrivato con il rubinetto chiuso, perdeva carburante da qui e vedete c'è anche della terra perché il filtro era esausto, quindi questo carburatore oltre a perdere aveva anche un problema di intasamento di terra. Questa terra però crea un problema di usura precoce del motore perché purtroppo i filtri servono proprio a quello, fermare questa polvere, se passa vi mangia il motore, fa smeriglio e mangia tutto. A questo punto possiamo togliere il tubo da qui, ma c'è un antiritorno molto solido su questi tipi di motore, su questi tipi di carburatore, quindi questo antiritorno non si riesce mai a staccare il tubo da qui, lo stacchiamo dal rubinetto. Quindi da qui, vedete, qui viene bene. Così non si rischia di rompere il tubo. È ancora incollato alla guarnizione. Eccolo qua. Stacchiamo la molletta e stacchiamo la leva. Ok, qui possiamo vedere del residuo di terra e anche della plastica, perché evidentemente hanno la tanica di plastica bianca che si scioglie e fissa la plastica nel carburatore. Vediamo anche un'altra cosa. Qui sul condotto possiamo vedere è tutto pieno di terra, guardate, questa è tutta terra. Mettiamo il dito. Eccola qua. Guardate, tutta terra. Quindi questo motore ha mangiato quintali di terra. Filtro esausto.
qui c'è tutto l'intasamento, guardate, da pulire, però il problema grosso, io spero che questo motore non sia rovinato del tutto, perché ha mangiato quintali di terra, avete visto, tutto il condotto pieno di polvere di terra. Immaginate il motore a 3000-3100 giri con la terra che si interpone tra il pistone e il cilindro, altro che carta vetrata. Qui ho ripulito la zona, liberiamo queste alette. Qui dietro c'è alloggiata la pastiglia termica, che la termostatica che mi manda avanti la leva per aprire il carburatore una volta che il motore è caldo. Qui c'è un buon ritorno, poi quando lo proveremo vedremo se funziona. Non la vado a smontare perché è già tutto, mi sembra, a posto. Togliamo l'olio e guardiamo se c'è residuo metallico, speriamo di no. Bacinella, apriamo. Ok, perfetto. Non c'è residuo metallico. Come possiamo vedere, non c'è residuo metallico, per fortuna ci è andata bene. Lama completamente usurata, le palette sono finite, quindi la sostituisco. Completamente distrutte queste palette. Anche la cinghia sarebbe da cambiare. Se ce l'ho la cambio. Ok, guardate, qui non c'è più paletta usurata, qua è tutta mangiata, anche di qua guardate, qua manca proprio il pezzo completamente, manca completamente, qui è tutta mangiata. Prendo un'altra nuova, lama nuova, vediamo la differenza. Guardate. Tolgo la cinghia. Ed eccola qua. Vediamo se è proprio da cambiare. Scelta la cinghia, la proviamo. Non è proprio la misura esatta, però c'è un po' di usura sulle pulegge. Vediamo se questa funziona, va bene. Perfetto, la misura mezzo numero più corta mi compensa l'usura delle pulegge, altrimenti con la cinghia originale avrei dovuto cambiare anche le pulegge, perché queste sono molto usurate, quindi ho compensato con mezzo numero più corta. Aspiratore acceso e apriamo il carburatore, un po' di carta, lo apriamo. Vaschetta pulita, lo spillo non è bloccato. Dovrò controllare la conicità dello spillo o valvola galleggiante, come volete chiamarla. Qui ripuliamo tutto, togliamo la vite di battuta minimo e la vite qui sotto e liberiamo il condotto che va da qui a qui. Sostituisco anche la guarnizione a vaschetta, questa è nuova. Togliamo i getti. Se non esce, vedete, si incastra, serve una pinza apposita. Pinza modificata. Facciamo leva.
ed eccolo qua. Ripuliamo tutto. Il pendolamento, il mancato di regime stabile è dato esattamente da questo condotto tappato che va da qui a qui. Quindi basta stappare questo condotto per avere un regime stabile. Ripuliamo tutto, montiamo e lo andiamo a provare. Test del carburatore con la pompetta, mi sono collegato, facciamo una prova veramente molto semplice. Ok, sembra che tenga, perfetto. Riproviamo. Guardate, tenuta. Okay. Tenuta perfetta. Rimontiamo il carburatore. Installato il carburatore, facciamo una prova manuale di apertura dell'aria, motore freddo ovviamente. Proviamo a muovere questa e si deve muovere, e dall'altra parte spingiamo l'aria e si deve aprire del tutto. Cosa può capitare quando si lavora con il filtro troppo intasato e passa la polvere? Una volta pulito il carburatore ci possiamo accorgere che spingendo l'aria poi questa non rientra più, vedete? Gli rimane aperta, basta un colpetto e torna. Significa che nel gambo che tiene la farfalla c'è del residuo, c'è della terra. Basta qualche granello. Proviamo a mettere dello svitto. Vedete, non si risolve. Quindi devo smontare tutto e ripulire il gambo. Non torna. Niente. Niente. Devo smontare tutto un'altra volta. One eternity later. Ok, ripulito tutto. Guardate, ora spingo con il dito da dietro e non si incastra più. Vedete, torna tutte le volte da sola. Perfetto, quindi siamo tranquilli che poi una volta che si sarà raffreddato questa sarà chiusa e potrà ripartire, altrimenti non partirà poi la volta successiva. Carburante inserito, rubinetto aperto, vediamo che non ci sono perdite né da qui né da dietro, tutto bello asciutto, quindi siamo a posto, possiamo andarlo a provare. Ben lubrificata. La puntata finita, amici, avete visto come riparare e visionare questo carburatore, fare un test con la pompetta, cambiare la cinghia e cambiare la lama, e abbiamo visto anche come installare il filtrino sul serbatoio correttamente senza romperlo, la pulizia del serbatoio e il cambio della benzina da vecchia a nuova. Abbiamo fatto un test fuori e ha funzionato perfettamente, quindi ci vediamo al prossimo video da Rick Type. È tutto, a presto ragazzi, ciao, alla prossima.